Oggi ti vedo un po' furbetto, uomo. Sei un po' spiritoso. Wise guy. You're a wise guy. Andiamo con ordine. Prima c'è la sigla ufficiale che si ricorda che, come tutti i venerdì mattina alle 11:30, è il momento di Aldo Rosso. Sai che ti vedo vestito quasi da vietnamita. A me come mi vedi? Vestito come? Guarda, come mi vestivo io negli anni Ottanta quando andavo in TV. Okay. Mettevo proprio un completo così. Bravo, quindi di merda, va bene. Bene, come stai, uomo? Molto bene. Mi è piaciuta molto la scena di pochi istanti fa. Si sono incrociati Aldo Rock e Danilo Gallinari. Sì. E ovviamente Aldo, che non sapeva minimamente chi fosse Danilo Gallinari, però ha intuito che fosse qualcuno che poteva giocare a qualche sport. Beh, e gli ha chiesto: capito. E tu che sport fai? Gli ha detto così? Beh, ma sapete che quando ho conosciuto Dolcezza Infinita, la mia compagna, la prima cosa che gli ho chiesto è: scusa, che sport fai? E lei mi fa: ma io faccio danza. E mi fa: e tu che sport fai? Ma io faccio il triathlon. E lei mi ha detto: ah, il Teleton. Così. E lì hai capito che era una donna per era te. La donna della mia vita. Ma qual è il triathlon? Quello che lo sciatore si ferma, spara. Il biathlon. Quello lì che cos'è? Biathlon. Ecco, quello è un altro sport divertente. Quello lì è uno sport. Mi dite una cosa, poi parliamo di quello che volete. Esiste davvero il decathlon oltre a. Certo. Che cos'è? Cosa sono? 10 discipline. È quello, quindi, un decatleta solitamente è molto alto, perché comunque ci sono molti sport. Ci sono 10 discipline dell'atletica leggera. Sì, cioè il salto, il salto in alto, il lancio, la corsa, del giavellotto, lancio del peso, una prova di velocità, non mi chiedere quale, penso i 100 metri, magari. Una prova di resistenza tipo i 1500, gli 800, poi forse anche i 5000, cioè devi essere assolutamente completo. Un atleta perfetto. Tutte queste cose qua. E anche il fisico del decatleta, così si chiama, è un fisico perfetto. E vi faccio una domanda, secondo voi ne esistono di decatleti? Certo, c'è ancora gente, ragazzo di 20 anni che dice: guarda, io voglio fare il decatleta. E forse perché in Italia diventare Alessandro Matri? Quanti? 10? Non di più. Sei furbetto stamattina. Sai perché? Perché è venerdì e siamo contenti che lo sia. Anche se c'è la nebbia, anche se l'aria è sempre respirabile. Anche se hanno appena annullato due voli, uno delle 9 e l'altro delle 10. Anche se, come dico, fine alla fine del mondo, e camminerai, uomo, camminerai sulla nostra terra dolce e benedetta. Domenica camminerai, uomo. Domenica prendo anche l'aereo, però, uomo, perché allora andiamo volerai, a Roma domenica mattina. Volerai. Vedi, questi due gamberetti domenica mattina vanno a Roma. Ascoltate questo brano, è bellissimo. Jonathan Wilson, questa è Radio DJ. Ho visto Jonathan Wilson durante la maratona di New York. Chi è Jonathan Wilson? Quello che cantava questa canzone. C'è un punto della maratona di New York che è famoso per chi l'ha corsa, perché a differenza degli altri 42 chilometri dove c'è un pubblico calorosissimo, un entusiasmo fantastico, per 500 metri, forse un chilometro al massimo, si attraversa la parte ebraica di Brooklyn, e gli ebrei di quel quartiere non amano particolarmente le manifestazioni d'affetto. Più che altro così. sono ortodossi, super ortodossi, ti sopportano un po' anche malvolentieri, quindi di colpo dal grande entusiasmo ti trovi per un nel gelo. 5 minuti silenzio. A correre nel silenzio più assoluto con te stesso, dai. Magari qualche bambino piccolo con i riccioli che fa così, ma il papà gli dà subito uno schiaffo. Quest'anno c'era uno con la chitarra tristissimo che suonava sulla sinistra sulla curva, come questa qua. No, bravi ragazzi che correte. Un po' di storia. Perché ho voluto perché prima ti ho citato il Laurel Canyon? Ma perché era un luogo mitico, magico, mistico degli anni 60-70. Cioè, nel senso, tutti i grandi musicisti, i figli della California. Tu sai che la California, come diceva Frank Lloyd Wright, l'architetto, diceva: l'America è un piano inclinato che scorre verso ovest
e arriva la California. Cioè, in pratica, tutti andavano verso la California in quegli anni. E uno dei luoghi... Go West. Sì, il famoso Go West. E in quegli anni i musicisti, da Jim Morrison, da Crosby, Stills & Nash, da Neil Young, Johnny Mitchell, andavano in questo, in questa valle, che si chiama San Fernando Valley, in un canyon che si chiama Laurel Canyon, e lì componevano le loro musiche. Tra l'altro, uscendo in macchina dalla 405 c'è un cartello molto grosso, esatto, con scritto "Attenti al canyon". Attenti al canyon, non l'ho capita. C'era anche il latino cave canyon. E comunque Jonathan Wilson arriva da lì? Da lì, perché hanno ricreato questa atmosfera un po' degli anni. E come mai andavano in questo canyon? Era un punto di ritrovo? Sto ancora ridendo per prima per "attenti al canyon". Sai che cosa hai sbagliato? Che dovevi dire "attenti al canyon". Un accento internazionale, sai. Perché andavano lì? Perché era un luogo molto tranquillo, quindi fuggivano un po' dalla caotica Los Angeles, e lì ti sembrava di essere un po' fuori dal mondo. Era un po' campagna. Sì, un po' campagna, e poi vicino al deserto. Perché ho voluto mettere questo brano? Perché vicino al deserto si è svolto anche esattamente a Las Vegas, quindi Las Vegas, anche se non è California, comunque è un'estensione di Los Angeles. Sì, nettamente. Perché comunque molte persone che vogliono... Se da Los Angeles centro tu vai a, sei ore. Stai sbagliando strada, voglio dire, come se tu da Roma andare a Viterbo passi per... dalla San Fernando, Napoli, per la Riccia. Però se dalla San Fernando vuoi andare verso Las Vegas, subito fuori. Te lo dico perché ho fatto una gara partiti proprio da quella zona. Hanno fatto il campionato mondiale di mezzo Ironman, credo. Hanno fatto il campionato mondiale di lungo, distanza prima. Un po' anomala. Ma perché è interessante questa gara? Perché avrebbe potuto partecipare anche Linus. Tu avresti potuto partecipare. Dov'è la truffa? La truffa non è la truffa, questo è un anno veramente dal punto di vista meteorologico. Vi ricordate? Un po' imprevedibile. Vi ricordate la famosa neve alle Hawaii a giugno? Ecco, quest'anno a Las Vegas, i primi di novembre, cioè mentre noi eravamo a New York, lo stesso weekend, il sabato prima. Che è successo? Beh, c'erano 2-3 gradi. Cioè 2-3 gradi a Las Vegas. A novembre poi. A novembre, un freddo incredibile, talmente freddo che hanno annullato la prova di nuoto. Però la potevo fare anch'io. Certo che la potevi fare anche tu. Vedi? Quello te l'ho detto. E comunque complimenti a Massimo Cigana, che è arrivato settimo. Oh, grande. È arrivato settimo in questo campionato del mondo. Quindi io penso che adesso ci sarà un'altra distanza molto interessante. Infatti ti sto preparando. Mi guardare così. Sì, perché faccio il furbetto? Perché tu il 29 di aprile, tu sai dove sei? Al compleanno di Manuela, di. Dove sei? Al compleanno di Manuela. No, sei in Costa Azzurra. Sì? In vacanza però. No, non sei. Sei lì sulla promenade di Cannes. Cosa c'è il 29 aprile? Perché c'è una gara che secondo me è fatta apposta per te. Che cos'è? Un decathlon? No, è un triathlon. Un triathlon. Con questa distanza. Il nuoto quant'è? 20 metri? No, 500. 5, vuoi non fare 500 metri? Ieri Manuela ha fatto un chilometro. Cioè 500 metri. Mi avete rotto le palle. Allora, si chiama 55,5, perché sono 500 metri a nuoto, 50 in bicicletta, e poi non devi fare la DJ 10, uomo, devi fare la DJ 5, solo 5 km. È troppo corto, non la faccio. No, ma ti devi allenare forte. Sì, anche perché andavano uomo, come ti dei devi pazzi. Ti devi allenare forte. Forte. È una gara per te. Sei un uomo fortunato. Sei un figliolo fortunato. Non ero io. È certo che non eri tu. Sai perché non eri tu? Perché questo era il ragazzo fortunato che tornava dal Vietnam. In pratica quello che hanno ammazzato non ero io. Nel senso, i ragazzi che tornavano dal Vietnam riuscivano a tornare a casa erano i Fortunate Son. Okay. E quindi John Fogerty scrisse questa canzone ai tempi dei Creedence Clearwater Revival. E la ripresa Todd Snyder. Esatto. Bravissimo. E tu ce l'hai portata. Questa è Radio DJ. Sandro da Ravenna segnala come il più grande decatleta della storia, il famoso Dale Thompson, che gli appassionati sicuramente ricordano, quello con i baffi, che per tanti anni ha vinto il decathlon alle varie Olimpiadi. Dice Sandro che non è che fosse particolarmente alto, ma neanche tanto piccolo. Insomma, era uno con un fisico pazzesco. Gli appassionati
ragazzi di Decathlon, mi piace immaginarmeli. Quanti saranno? 10. Sempre 10. Anche se da bambino mi piaceva molto l'idea del Decathlon, perché è tipo... È bello invece, io le facevo le gare. È certo, è tipo i Fantastici 4, sì, cioè è sì, tanti sì. poteri condensati. Scusami, in una persona. Ma tu ogni 4 anni, quando c'erano le Olimpiadi in televisione, con i tuoi amici, non facevi le Olimpiadi nel Prato? Ma con le varie gare, le classifiche, tantissimo. Mai vinto niente. No. Mai vinto, sì. Però fa niente, l'importante è la partecipare. Solo jeans sporchi di due erba. Messaggi, uomo. Sì. Ettore che ci chiede se gli facciamo l'in bocca al lupo perché domenica fa la maratona delle Alpi Marittime, quella bellissima sulla Costa Azzurra, da Nizza a Cannes. Bellissima, bellissima. E ti chiede appunto un viatico. Io ne approfitto per fare l'in bocca al lupo alla nostra Alice, che è la ragazza bionda che vedete spesso fare le fotografie quando vengono qui i cantanti, e domenica fa il suo debutto sui 42 chilometri. Urca. E sono sicuro, caspita, che andrà benissimo. Con suo papà, no, o da solo? Con suo papà. No, volevo dirti un paio di cose riguardo l'allenamento. Ho scoperto che è Morricone, bellissimo. Secondo me è Tarantino. Tarantino, ho scoperto che molte persone si allenano sempre duramente, e non riescono, soprattutto per le maratone, ad allenarsi con quel ritmo lento, nel senso che molti hanno il problema opposto, cioè molti vorrebbero andare più veloce, però a volte bisogna imparare anche a correre più lenti. Questo sta dicendo a te. Addirittura. La busta è per me, ma la busta è per altri, ma la lettera è per te. Cioè io lo sto sgamando. Questo ti sta dicendo: Pirla, ti sei troppo allenato. Se ti allenavi un po' di meno. No, nel senso che i lenti dovrebbero incidere il 70% delle tue corse settimanali, e molto spesso questo uno non lo fa. Ma perché non lo fa? Per tantissime ragioni. La prima ragione sai qual è? Qual è? È che uno si vergogna a correre piano, perché se fa il percorso solito un altro lo vede, l'amico dice, dice vado piano, lo sorpasso. Quindi prima regola, cambiare percorso, cioè andate dove non vi conoscono, come gli amanti. Come gli amanti, come quando dovete portare l'amante al ristorante, non andate nel vostro solito, in un altro. Il secondo è che comunque tu hai bisogno della competizione, cioè hai bisogno dell'altro, eccetera eccetera. In quel caso lì è un po' di introspezione, cioè dovete pensare un po' a voi stessi. Nella filosofia sufi, che voglio dire tutti conoscono, ci sono tre modi in questa filosofia. Il sì. modo per allontanarsi da Dio, e così ci si allontana dalla corsa, ed è sbagliato. Il modo per andare verso Dio, cioè avvicinarsi, però in maniera sbagliata, troppo aggressiva, troppo in Toscana e in Veneto, ecco, lo fanno. E poi c'è la terza via, che è quella andare in Dio, cioè andare nella corsa. Ecco, quello che devi fare quando corri da solo, cioè devi essere nella corsa, devi essere con te stesso, non devi pensare devo fare tanti chilometri, devo fare delle grandi corse, devi correre e basta. Perché ricordati, più duro ti alleni, più duro sarà arrendersi. Questa è tua, l'ho letta da qua sulla sua agenda. 12 decimi, ragazzi, ho vinto. Sì, nel senso, più duro, però è bello, questo è per te, questo sì. è per te. Ma che palle che siete. No, davvero, perché con quell'indice. Sì, perché potevi fare molto di più, ma hai fatto un po' di più del solito. E allora, uomo, ti dico una cosa, sì. è un segreto che ho tenuto fino a questa mattina. Oh. Questa mattina ho rotto gli indugi. Siccome da oggi in Toscana c'è il digitale terrestre, sì? domenica prossima, 27 di novembre, vado a Firenze a fare la maratona. Ma no! Così vi sintonizzo un po' il televisore, dai! Così mi piace. Trattamento sanitario obbligatorio, no, TSO! Perché fondamentalmente così devi essere. Cioè non è finita finché non è finita. Esatto, è così. La strada è ancora lunga e tu la devi percorrere tu. Sì, così. Facciamoci del male, dai! Via! Adriano! Sì, anche perché tu devi sapere che nel cervello la soglia del piacere è proprio a fianco alla soglia del dolore. E quindi lì ci sono arrivato, adesso non c'è molta differenza. Ma cosa arriva prima?
Non lo so, devi chiederlo, sai a chi? Prima fa male, poi piace, dai, lì. Devi chiederlo, sai a chi? A Rocco si prende. Alle dominatrici. Grande uomo, buon weekend a tutti. Grazie, ciao, correte. Riposate, fate quello che volete. Un bacio.